mondiale sono le storie, no? Le storie da raccontare, dalla nazionale tecnicamente più povera, quella più forte e favorita. Noi l'abbiamo fatto anche nel nostro percorso d'avvicinamento a questo mondiale, con le 10 storie che ha raccontato Federico Buffa, che sono andate in onda su Sky Sport 1 e su Sky Arte. E Federico Buffa racconterà tante altre storie che vivremo dal 12 di giugno al 13 di luglio. Quella che racconterà oggi è un inedito, allora lo presento con una massima che ho utilizzato nel suo programma, cioè chi sa di solo calcio non sa nulla di calcio. Federico Buffa. È una storia di karma, di tenacia e di classe. Tagliati i capelli. Va bene. Ve lo faccio venire. Pronta. Sono tre momenti in cui ci accorgiamo che poche parole dette da una persona decisiva per noi ci stanno per cambiare la vita. E queste tre frasi le pronunciano il padre biologico e il padre putativo del protagonista della storia. Tagliati i capelli è un pomeriggio a Udine nel 1993, un giorno d'aprile. La pronuncia Giampiero Boniperti. La ascolta un ragazzo che sta giocando nel Padova, ma che sa che fra tre mesi giocherà con la seconda maglia delle tre del suo destino, quella della Juventus. La prima maglia del suo destino l'ha già usata in una partita che non può dimenticare. Sono i mondiali Under 17. La squadra che ha Vatta e Benetti per allenatori è in ritiro a Macugnaga, dove i gradi sono 10. Ma il mondiale si gioca tra Pescia e Montecatini, dove i gradi sono 40. E lui, arrivato con la squadra, suda troppo e ha 40 di febbre. Ma vuole giocare lo stesso quella partita, perché lui sa che quella è la maglia del suo destino. E quindi viene sfebbrato, ma in realtà di febbre ne ha ancora tante. Al terzo minuto c'è un calcio di rigore e lui lo sbaglia. Ma questa è una storia di karma, tenacia e destino. E lui non si smonta, come ha sempre fatto, perché era sempre il più piccolo. Giocava le partite che gli competevano per età e le partite dove era preteso per classe. Perché il suo primo allenatore, che si chiama Stefano, un giorno gli ha detto: vabbè Ale, fai per conto tuo. Sei troppo forte, ti viene tutto così semplice. Prendetelo è vostro, è una frase che nella sua casa era già stata pronunciata un'altra volta, con un po' di fatica, perché papà Gino, che è un operaio dell'Enel, ha detto alla Sampdoria: va bene, Stefano può venire. E Stefano, che giocava nel Vittorio Veneto, il fratello più grande, andrà a giocare lontano, dall'altra parte dell'Italia, e conoscerà un allenatore che, in una storia di karma e tenacia, deve esserci per forza, che sta alternandosi tra il campo e Coverciano, che si chiama Marcello Lippi, al suo esordio su una panchina di questo pianeta. La terza frase, pronta, gliela dice ancora Gino. È un giorno di luglio del 1982. Il piccolino ha trovato una canna di bambù lunghissima in un campo vicino al campo dove gioca 25 contro 25, in partite che si possono giocare soltanto nella provincia italiana di allora, dove può passare anche mezz'ora prima che tu tocchi la palla, dove sei costretto a pensare ad altro e sei sempre quello più piccolo, ma quello più forte. E pronta significa che con un temperino gliel'ha lisciata quella canna di bambù e sua mamma gli ha preparato una grande bandiera con cui lui corre in giro per il paese, la bandiera più grande. Se gli aveste chiesto quella sera chi è il più forte giocatore del mondo, avrebbe detto sicuramente Paolo Rossi. C'è un antico rituale degli uomini quando vogliono stare concentrati, è quello di radersi a zero. Vuole dire a se stesso qualche cosa, ma vuole che gli altri la percepiscano. Ha appena tenuto un'intervista tremenda, out of cast, out of character direbbero gli anglosassoni. È finita la partita con l'Australia, l'Italia ha vinto con un calcio di rigore di Totti. E lui sta pretendendo rispetto, sta dicendo: guardate che il giudizio su questa partita lo dovete dare su altre basi. Sì, lo so, non è un'intervista alla Del Piero, è un'altra cosa. Dovete guardare dove ho giocato questa partita, ho fatto l'esterno di fascia per tutto il tempo in cui eravamo in uno in meno e ho corso per tutti. Vorrei avere un po' di rispetto, ma siccome è una storia di karma, sa perfettamente quello che sta per succedere. E cioè che alla semifinale che si gioca a Dortmund ci sarà un momento in cui c'è una metafora della sua vita che si compirà. Prendetela quell'azione. È un'azione dove c'è tutto
quello che è stato il suo percorso di esistenza. C'è la capacità di attendere, c'è la capacità di essere lucido, c'è la capacità di stare distante da una storia per saper centrare quando deve farlo. C'è una corsa di 70 metri, perché stava difendendo anche in quell'azione. Cannavaro avrà respinto la palla 4-5 volte, non mi ricordo neanche. E lui corre 70 metri, mentre nella notte afosa la partita sta finendo. E quando arriva al limite dell'area, urla di farsi dare quel pallone. E Gilardino non può non darglielo. E lui ha già fatto gol prima di ricevere. E fra qualche minuto correrà verso un luogo dove lui crede ci sia sua moglie Sonia e gli sta urlando tutto quello che vuole dirle, che quel gol l'ha fatto per se stesso, per la sua vita, per la sua famiglia, per tutti quanti, per noi. Ma Sonia non è lì. I biglietti dovevano essere quelli, ma evidentemente è andata a vedere la partita da un'altra parte, ma lui non lo sa. In quel momento alza lo sguardo al grande tabellone dello stadio e c'è sua moglie che sta piangendo. Non è finita. C'è un ultimo atto. Bisogna saperli segnare quei maledetti rigori. Abbiamo passato gli interi anni 90 a perdere i mondiali ai calci di rigore e lui sta per segnarlo. E lo segna. E lo segna per l'allenatore che ha svezzato suo fratello. Ma adesso al mondiale ci ritorna con la terza maglia del suo destino, quella di Sky. Benvenuto, Ale.